chiudo tutto. Allora, se preferisce come... No, soltanto una cosa al volo, non vi faccio perdere troppo tempo. Ho scritto orgoglioso di un paese che ha imprenditori, lavoratori e storie così belle, perché è il senso profondo di quello che vorrei riconoscere ai fondatori, nel pensiero di chi non c'è più ma di chi continua l'opera, nel pensiero di chi ha accompagnato questi 50 anni, e dire che questa è una meravigliosa storia italiana, sto per dire lucchese. Se non lucchese, diciamo, è porcarese, che per gli italiani che ci seguono dice porcarese, che vuol dire? Porcare è un grande comune con un grandissimo sindaco e con bellissime aziende, come vediamo. Però se ci pensate è questo, è una realtà che ha 1 miliardo e 800 milioni, se ho capito bene, di fatturato, che sta in 13 paesi, e sarà interessante ragionare insieme di ulteriori sfide, nel senso che noi stiamo molto allargandoci nel mondo, per cui come Italia, se ci sono le occasioni, le possibilità, volentieri accompagniamo le vostre sfide per quello che possiamo fare. Un'azienda che si basa sul lavoro delle donne e degli uomini che ci credono e che ci provano, e degli imprenditori che non stanno a lamentarsi ma si mettono in gioco, si tirano sulle maniche e cercano di dare una mano all'Italia, oltre che al territorio. Ed è una storia meravigliosa, una storia di innovazione, una storia che... Quanti, dunque, erano 5.500 i lavoratori quest'anno, l'anno scorso, non mi ricordo a quanto cresce la slide, ma possiamo dire che almeno un centinaio di... 5.200, almeno un centinaio di persone in più assunte nell'ultimo anno, anche questo è un ulteriore segno di fiducia e di stimolo. Penso che sia una storia che racconta all'Italia... Non è l'unica, naturalmente, quello che va fatto. È un periodo in cui il mondo ci offre opportunità nuove e anche paure nuove, preoccupazioni nuove. Se saremo capaci di cogliere la sfida che viene dalla globalizzazione e dal mondo che cambia, noi potremo essere leader e stare dalla parte dei vincenti nella grande sfida globalizzazione contro il resto del mondo. Se invece staremo soltanto a lamentarci, non andremo da nessuna parte. In questo senso la vostra storia è uno stimolo per tutti gli altri, non a nome personale ma a nome del governo vi dico complimenti, grazie, in bocca al lupo, andate avanti, e dico anche che sulle questioni su cui dobbiamo far lavorare insieme, a partire dal costo dell'energia, Marcucci e Lotti prendevano appunti mentre si girava, e a quelle che invece sulle quali abbiamo già lavorato, penso al fatto che se Dio vuole il 16 giugno quando pagherete l'IRAP, almeno non pagherete l'IRAP sul costo del lavoro quest'anno perché si paga quella del 2015, e che per le macchine che lei ha deciso, che voi avete deciso di comprare, ci sarà il superammortamento, spero sia macchine italiane, almeno il PIL cresce, ma in ogni caso sono macchine che danno futuro. Di Lucca è Italia ancora, quindi va bene, si dà buona, fa ancora parte del PIL italiano, e spero anche, e spero soprattutto che nasca in dei ragazzi, questo è il mio auspicio finale, in delle ragazze, in dei ragazzi che magari oggi hanno 20 anni, lo stesso spirito che ha animato i fondatori. Quando 50 anni fa, nel giugno del 66, loro sono partiti, c'era un altro mondo, non c'era stata ancora l'alluvione a Firenze, la Fiorentina non aveva vinto ancora il secondo scudetto, lo dico a qualche milanista presente in prima fila. Era un mondo totalmente altro, c'era una divisione profonda a livello di guerra fredda, geopolitico, era tutto un altro mondo. E probabilmente però per quella generazione tirarsi sulle maniche e tentare di costruire una cosa nuova era un sogno. E poi io posso immaginare la gioia di andare a aprire uno stabilimento in Francia, e poi l'idea di diventare leader in Inghilterra, e comunque giocarsela con i tedeschi, e poi continuare in Spagna, andare in questo processo che avete ben rappresentato. Tutto questo l'avete fatto sicuramente cercando di fare business, come è doveroso che sia, cercando di fare, cioè, soldi, perché giustamente a Lucca è un valore più grande che da altre parti, ed è bello che sia così, ma lo fate anche perché avete la voglia di rischiare, di mettervi in gioco, di appassionarvi. Ecco, io vorrei augurarmi che, conoscendo storie come questa, che non sempre sono raccontate dalla politica, ma anche dai media, dalle associazioni, conoscendo storie come questa, possa nascere nel cuore di un ragazzo di 20 anni il desiderio di provarci, non sulla carta, se no gli si fa concorrenza non va bene,
ma su tutto ciò che il mondo presenta fuori, sull'innovazione, sulla curiosità. Ecco, che nasca questo spirito che ha fatto grande l'Italia negli ultimi 50 anni, che ha fatto grande la Sofidel, e per quello che riguarda voi, io mi auguro che quando arriveremo ai 100 anni, io non ci sarò più, nel senso che i prossimi 50 anni, Marcucci, ci sarà ancora, un po' della... Il sindaco non cambia perché noi si è deciso che i sindaci non cambiano, questo se... a porcare basta però, dalle altre parti se non si butta sulle amministrative va bene. Ma quando questa azienda compirà 100 anni, che ci sia la stessa passione che io ho visto negli occhi di chi oggi mi ha raccontato come funziona quella macchina svedese, come funziona quella macchina nel distretto di Lucca, come la sala di controllo verifica una tecnica che sia all'avanguardia, e che magari, visto che siamo il numero 2 in Europa, perché no? Oggi parte l'Europeo, domani partono le prime gare dell'Europeo, che si possa finalmente arrivare ad essere anche leader assoluti. Intanto però buon compleanno e davvero dal profondo del cuore, a nome del governo, orgogliosi di una storia così bella come la vostra. In bocca al lupo a tutte e a tutti.